Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella. Oggi parlerò di un argomento che si collega benissimo ai miei due video precedenti, quando ho parlato di omografi e omofoni. Oggi parleremo di parole che quando sono sostantivi hanno una pronuncia e quando diventano verbi hanno un'altra pronuncia. Quindi vediamo questi casi. Farò tre esempi che sono il sostantivo record, il sostantivo produce e il sostantivo present. Record significa quando tu hai un record, cioè quando tu tieni traccia di qualcosa. Produce significa fondamentalmente i prodotti della terra, i prodotti agricoli. E present, come noi sappiamo, significa regalo. Anche in italiano, ho un presente per te, si può dire. Però, se io devo dire sto registrando, non è I record, è I record. Lo stress cambia. Posso dire I'm recording this video. Però se lo uso come sostantivo, I have a record of our meeting. Lo stress cambia. Quindi produce. Quindi sono i prodotti agricoli, possiamo dire the produce is more expensive in London than Bristol. Ho perso due città del Regno Unito a caso. Però se devo dire io produco qualcosa, I produce coffee. Io produco caffè. Non è produce, I produce. Present al sostantivo significa regalo, quindi I've got a present for you. Questo link al mio secondo video, andatelo a vedere su I've got. Però se devo dire sto presentando o io presento questo lavoro, I present this work. Non è present, è present. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo col prossimo video. Ciao!